preparazioni alla festa dell'Immacolata. Alle 18:15 ci sarà il Santo Rosario e alle 18:40 inizierà la preghiera di novena ogni giorno sino all'8 dicembre. Alle 19, come di consueto, la Santa Messa. Abbiamo iniziato l'avvento di carità con la raccolta dei viveri per il nostro centro di ascolto che, pensate, settimanalmente aiuta più di 156 famiglie. La raccolta viveri, quindi per il nostro centro di ascolto, potete prendere il foglietto informativo in fondo alla chiesa e leggere come partecipare alla raccolta viveri. Mentre abbiamo iniziato anche, come ho già detto prima, la raccolta fondi per la costruzione del tetto per il nostro seminario dei missionari del Preziosissimo Sangue in Tanzania, Africa. Tutte le collette delle nostre case poi verranno messe insieme e portate con la nostra provincia in Tanzania. Ringraziamo di cuore la comunità del Santuario di San Michele, Arcangelo del Gargano, per aver concesso di vivere a questa nostra parrocchia giornate di speciale grazia, insieme con la peregrinazione dell'immagine del Cardinale. Grazie, Cardinale. Io sapevo che era potente, ma non fino a tanto. È da stamattina che questa chiesa è continuamente piena. E ieri abbiamo visto meraviglie. Ancora abbiamo l'occasione di sostare, ecco, in preghiera davanti a questa immagine. Pensate, sono venute da varie parti, in mezzo a noi ci sono anche alcuni fratelli e sorelle che addirittura sono di Trani, mi dicevano, di Barletta, Mola di Bari, e altri addirittura sono stati raggiunti in America con i cellulari, dalle fotografie che hanno chiesto tramite WhatsApp, non so come si chiama, Carmelo, come si chiama WhatsApp? Per sapere di Carmela conoscente. E quindi i vari messaggini, quante fotografie. Ma voglio veramente ringraziare di cuore, e sono orgoglioso di essere parroco vostro, perché voi mi state insegnando tante cose. Grazie, cari Barezzi. Io ora voglio anche dire grazie al Signore per tutto quello che ci sta facendo vivere. Inizieremo anche la gara dei presepi in preparazione al Natale. Chi vuole può iscriversi tramite i catechisti della nostra parrocchia, poi visiteremo i vostri presepi e il più bello riceverà un viaggio a Monte Sant'Angelo. Che succede? Che sto dicendo? Ecco, il più bel presepe sarà premiato, ecco, il giorno di Natale, quindi prenotatevi per questo. Vi ricordo che alle ore 21 abbiamo con noi Domenico Consale, che è un cantautore del Gargano, che terrà un concerto in onore dell'Arcangelo e di San Pia da Pietralcina. Non andate via, restate con noi, anche perché non è tutte le sere la stessa, quindi è una serata particolare. Buona serata a tutti e buona domenica.